Luigi Pirandello nasce il 28 giugno del 1867 a Girgenti, 60 anni prima che il regime fascista cambi il nome della città in Agrigento. Suo padre dirige miniere di zolfo. Studia a Palermo, poi a Roma. Si laurea in filologia romanza a Bonn nel 1891. Lo stesso anno, la Seconda Internazionale proclama il 1 maggio Festa dei Lavoratori. In Europa e nel mondo stanno avanzando i movimenti di massa. Nel 1892 si trasferisce stabilmente a Roma. Scrive il primo romanzo, L'esclusa. Due anni più tardi sposa Maria Antonietta Portulano. Nel 1903 l'allagamento di una miniera di zolfo di famiglia provoca un tracollo economico. La moglie reagisce con una crisi di nervi che sfocerà in aperta follia. Nel 1904 Guglielmo Marconi compie i suoi primi esperimenti sui segnali radio. Lo stesso anno Pirandello dà alle stampe il suo primo successo di pubblico, il romanzo Il fu Mattia Pascal. Quattro anni più tardi illustra la sua poetica nel saggio L'umorismo. 1915, la situazione familiare precipita. Il figlio Stefano è fatto prigioniero in guerra. La follia della moglie si aggrava. Pirandello si dedica stabilmente al teatro, firmando commedie come Così è se vi pare e Il gioco delle parti. Nel 1921 al Teatro Valle di Roma va in scena a sei personaggi in cerca d'autore. Le reazioni del pubblico sono violente. Le successive messe in scena ribalteranno il giudizio, incoronando Pirandello come un maestro del teatro contemporaneo. 1923 fonda la Compagnia del Teatro d'Arte di Roma, con cui mette in scena capolavori del teatro contemporaneo e porta le proprie commedie in tournée nazionali e internazionali. Abbandona la strada del teatro d'ambiente borghese per riscoprire un mondo di miti. Nel 1930 inizia la stesura de I Giganti della Montagna, destinato a rimanere incompiuto. Nel 1934 viene insignito del Nobel per la letteratura. Due anni più tardi, il 10 dicembre del 1936, muore di polmonite a Roma, all'età di 69 anni.